Francesco Scopelliti, Brigata Girasole, siamo dall'orto didattico sotto il comune di Imperia. Avete indetto una conferenza stampa questo pomeriggio per raccontare qualcosa. Volevate insomma riqualificare quest'area, prenderla in gestione, migliorarla, ma che cosa è successo? Allora, prima di tutto questa conferenza stampa che avevamo programmato la usiamo anche per lanciare questo messaggio, né Putin né NATO stop war, perché siamo molto preoccupati per come, diciamo, la politica internazionale stia giocando una grande partita di risico sulla pelle delle donne e degli uomini ucraini, con morti, bombardamenti, disastri. Quindi siamo preoccupati e ci aspettiamo che la pace arrivi il prima possibile. Noi siamo qua, perché siamo arrivati qua? Perché stava nascendo uno spazio che sarebbe chiamato lo Storto, ma il sindaco non è d'accordo. Questo qua è il motto. E in questo contesto di crisi economica, post-pandemico, di guerre che possono diventare anche mondiali, noi pensiamo che abbia ancora più senso stare qua, perché la solidarietà dal basso è importantissima in questo momento. Come sapete, la Brigata Girasole sono 2 anni che è impiegata nella distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie indigenti e in progetti di agricoltura solidale. Sono stati anni di grande impegno, abbiamo costruito grandi reti, una mole enorme di prodotti, parliamo di decine e decine, più del centinaio sicuramente, di tonnellate di prodotti alimentari. Fatica, riunioni, ritmi operativi, soddisfazioni, siamo anche riusciti a consegnare olio autoprodotto locale alle famiglie indigenti, olio taggiasco, olio franto da noi. Abbiamo chiesto più volte in conferenza stampa la possibilità all'amministrazione comunale di avere uno spazio pubblico, e questa qua è una cosa importante, dove continuare a rendere migliori le nostre attività, incontrare le persone, scambiare conoscenze oltre che i beni, dove poter diventare finalmente una comunità dopo 2 anni. Ne abbiamo bisogno a livello logistico, perché i nostri spazi sono carenti, ne abbiamo bisogno perché è giusto e perché ci sembra che un'amministrazione possa valorizzare questi percorsi solidali in questo modo. Ecco, ci racconta che cos'è successo? È successo che noi siamo stati ricevuti dagli assessori competenti, abbiamo raggiunto l'accordo di aver incomodato l'orto didattico, questo spazio bellissimo di pregio che tutti gli imperiesi hanno occasione di vedere, cioè una ricchezza, per noi una ricchezza cittadina, uno spazio che aveva già fatto attività sociale e versava in condizioni di abbandono. In questo spazio qua noi potremmo potenziare l'agricoltura, attuare pratiche di ripristino ambientale, dentro e oltre la solidarietà è quello che crediamo. Siamo arrivati al punto a fare i sopralluoghi con i tecnici e con i funzionari del comune, fino a che è arrivata la doccia fredda. Il sindaco ha sviluppato interesse su quella zona come strategica per la ciclabile e sta facendo valutazioni in merito. Noi pensiamo delle cose. Solo pochi giorni fa il sindaco dissertava con Bertinotti riguardo la nuova municipalità fatta di costruzione di aiuto dal basso. Ora, adesso, la ciclabile, che è un progetto che, ribadiamo, a noi piace, sembra essere diventato il porto d'Imperia, quello vecchio. Sembra il nuovo porto, cioè un grosso cantiere che si divora qualsiasi cosa, e il centro commerciale, la piramide di Cheope, cioè tutti i giorni noi assistiamo a trovate incredibili. Cioè, noi ci crediamo veramente come può un progetto di agricoltura solidale, fatto con le persone che hanno bisogno, sociale, diciamo anche fatto con la collaborazione dell'amministrazione, come possa essere, diciamo, contrario alla ciclabile e non una miglioria dell'opera stessa, che tra l'altro dovrebbe passare oltre quella strada. Cioè, a noi ribadiamo che la ciclabile ci piace, ma perché su chilometri di tracciato imperiese proprio questo orto debba essere conquistato, diciamo, da non sappiamo ancora chiaramente cosa, e soprattutto perché nell'ultima fase della progettazione. Noi pensiamo che sbancare questa terra per qualsiasi cosa, distruggere la serra, sia un diritto architettonico, politico e sociale, e non possiamo restare a guardare. Abbiamo semi da piantare, cicli stagionali da rispettare, la natura non ci aspetta, la solidarietà è anche attivismo, e noi pensiamo che lo Storto nascerà. Siamo la Brigata Girasole, siamo associazioni, attiviste, proletarie per le proletarie, non binary, trans, e siamo comunità, è la cosa più importante. Noi... Che cosa pensate di fare a questo punto? No, all'oggi pensiamo di far sapere che cosa stiamo facendo, portare, diciamo, all'opinione pubblica la questione di quest'orto, la questione di questa sera, la questione della solidarietà, e di conseguenza anche avere chiarimenti in merito. Siamo ovviamente disponibili a incontrare l'amministrazione, pensavamo semplicemente che non era più il momento di,
di non rendere pubblico, diciamo, questa dimensione, questo livello che per noi è anche comunque a livello politico nei confronti della solidarietà, e attendiamo di capire quello che succederà. Quindi sperate che il sindaco faccia un passo indietro. Sì, poi il passo del sindaco non è chiaro, perché si parla di valutazioni, di interessi. Noi vogliamo capire, abbiamo bisogno di questo posto perché innanzitutto non lo sta usando nessuno, perché è bellissimo e perché noi qua ci faremo davvero dei lavori sociali e di aiuto. In un momento come questo, ripeto, pandemia, assurde sproporzioni belliche, crisi, costruire luoghi in cui dal basso si fa aiuto, costruzione di prodotti e socialità per noi è fondamentale. Quindi chiudo qua, dico, e spero che si riesca a arrivare, diciamo, alla conclusione. Auspichiamo la pace, siamo per la fine anche della guerra. Questo qua è un altro messaggio che vogliamo mandare, perché è impossibile tacere quello che sta accadendo al giorno d'oggi. Poi su questo magari faremo altre iniziative, e mi sembra che sia quanto. Poi se ci sono domande o cosa, qualcuno...